Dopo 4 anni Corrado Lembo lascia la procura di Salerno. Questa mattina presso l'aula Parrilli il passaggio di consegne è ufficiale con il procuratore aggiunto Luca Masini, scelto quale vicario fino alla nomina di un sostituto, che a meno di clamorose novità dovrebbe essere Leonida Primicerio. Qui a Salerno il bilancio è stato estremamente positivo per quanto concerne l'opera del mio ufficio, che significa non soltanto il procuratore ma tutta la squadra che compone l'ufficio. In secondo luogo devo dire che qui ho trovato un ambiente istituzionale ma anche sul piano interno che mi ha consentito, ci ha consentito di trasformare questo ufficio in un ufficio moderno, pronto ad entrare anche in una moderna struttura come la nuova cittadella giudiziaria. E poi ho trovato anche in voi, ecco, un momento di raccordo con la società civile, devo dire un momento serio, imparziale, e quindi voi siete veramente la libera stampa. A volte mi avete giustamente criticato, io non me la sono mai presa perché so benissimo che i giornalisti devono esprimere le proprie idee liberamente, senza alcun condizionamento. C'è un unico rammarico, lei mi diceva di quale rammarico si possa, come dire, imputare il mio ufficio, ed è quello di non essere giunti ancora alla scoperta della verità nel caso Vassallo. Ma non perché è un caso a sé stante, eccezionale, particolare, perché è un caso umano dai mille risvolti umani. E devo dire però che finora abbiamo, come dire, arato tutto il campo del conoscibile e del conosciuto in questo settore. Questo ci dimostra ancora una volta la difficoltà estrema del nostro lavoro, che non deve trovare però scorciatoie più o meno gradite alla pubblica opinione. Deve sempre essere informata ai canoni costituzionali secondo cui l'affermazione di colpevolezza si basa su un processo, sull'acquisizione delle prove, sulla verifica di tutte le possibili alternative probatorie, quindi su un lavoro che è difficile, che a volte può non avere compimento nell'arco dei 2 anni stabiliti, ne sono passati molti di più, il che significa che sono state affrontate diverse piste per ciascun tempo stabilito. Io però confido ancora nel lavoro perché è ancora in corso, è in pieno svolgimento.